Relazione se sale dietro le quinte e Flavio Insigne, l'accusa pesante all'eredità, ecco cosa è successo. L'eredità è ancora una volta al centro dei riflettori per una questione alquanto bizzarra, ecco cosa è successo e... Il famoso game show di Rai 1 è finito nuovamente nel mirino del popolo del web. Il motivo? Sembra che una delle concorrenti della puntata di ieri sia stata molto aiutata durante la sua sfida. Ecco cosa è successo e... Il quiz show di Rai 1 al centro di una polemica. L'eredità è uno dei programmi della fascia preserale di Rai 1 più seguito dai telespettatori. La trasmissione condotta in passato da Carlo Conti, Amadeus e l'indimenticabile Fabrizio Frizzi è in grado di catturare il pubblico per l'originalità dei contenuti. Dallo scorso anno, dopo la scomparsa di Frizzi, il game show è condotto dall'attore romano. Dopo un inizio incerto sembra proprio che la trasmissione stia registrando un aumento degli ascolti. L'eredità di Flavio Insigne è finita nuovamente nel mirino del popolo del web. Il motivo? In particolare, su Twitter gli utenti si sono scagliati contro la concorrente Silvia. Nella puntata di ieri Silvia è stata scelta per essere aiutata, anche con l'aiuto non è riuscita ad arrivare al gioco finale. Secondo quanto riportato dal sito liberoquotidiano.it, un utente però si è scagliato contro la concorrente con un'orribile allusione sessuale. L'utente in questione ha scritto: ma che ha fatto Silvia dietro le quinte per essere aiutata così? C'è anche chi non concepisce come un'altra concorrente Anna sia stata eliminata. Una vergogna al cubo. Hanno eliminato Anna con domande spesso assurde, e prima di questo duello Silvia ne ha vinti altri due senza merito. Il campione Diego Fanzaga e le critiche dai social. Diego Fanzaga è stato campione per ben 4 puntate ed ha portato a casa un montepremi di 162.000 euro. La sua permanenza nel game show di Rai 1 è stata fortemente discussa sul web a causa dei suoi lobby dilatati. Gli haters erano convinti che dentro questi lobby ci fossero degli auricolari collegati con gli autori della trasmissione. Tuttavia, si tratta solo di voci maligne che circolavano nei giorni scorsi su internet.